Stamani sono riniziate le lezioni dopo l'interruzione delle vacanze natalizie, con molti problemi che abbiamo sentito in questi giorni sugli organi di stampa. La situazione è di oltre 100 studenti che hanno segnalato tra ieri e questa mattina, insomma, la loro condizione, insomma, di positività, appartenenti a oltre 50 classi, quindi diciamo sostanzialmente a più di 2/3 delle classi dell'istituto, e anche diciamo complessivamente una ventina di docenti assenti. Siamo per il momento riusciti a tamponare un po' la situazione. Le classi stanno tutte svolgendo didattica mista, quindi ovviamente con chi è in classe, didattica in presenza, e teniamo comunque in collegamento i ragazzi che sono a casa. E invece per quanto riguarda l'assenza dei docenti, naturalmente si provvede come si fa di solito, quindi dove si può con sostituzioni, se no con piccole riduzioni, insomma, dell'orario, con entrate posticipate, uscite Salito tutto anticipate. lui. Primo giorno organizzato con una certa difficoltà. Fino all'ora tarda di ieri sera arrivavano le comunicazioni dei genitori di positività degli studenti. Io ho circa 900 alunni, ne ho ricevute circa 85 di queste richieste di attivazione della DAD. E di conseguenza ho una ventina, 22 classi che hanno la didattica mista. A questo si aggiungono le assenze del personale ATA e del personale docente dovute a Covid, ma non solo a Covid. Sì, una ripresa non semplice. Abbiamo avuto segnalazioni a pioggia nei giorni precedenti la ripresa dell'attività e anche domenica sera e fino alle primissime ore di questa mattina. Quindi una situazione che vede circa un centinaio di ragazzi che beneficiano in questo momento della didattica digitale integrata, quindi all'incirca metà delle nostre classi sono collegate anche a distanza, e assenza del personale scolastico.